6 ottobre 1928, il leader del Partito Nazionalista Cinese KMT, Chiang Kai-shek, diventa presidente della Repubblica Cinese. La sua azione di governo è tesa a debellare gli oppositori interni, soprattutto i comunisti. E quando questi vincono la guerra civile, nel 1949 Chiang Kai-shek fugge a Taiwan, fondando la Repubblica di Cina, più nota come Repubblica di Taiwan, e guidando il governo dell'isola per 25 anni.